Amedeo Modigliani, il grande pittore che tutti conoscono e che è diventato un vero mito nella storia dell'arte dei primi del Novecento, dava molta importanza al disegno. Dava molta importanza al disegno nel quale convergevano sia una linea desunta dall'arte gotica, dalla scultura gotica, in particolare di Tino di Camaino, che è un senese, ma ha lavorato molto a Napoli, e Amedeo Modigliani vide le sue sculture che molto lo colpirono ancora giovane, quando fece un giro a Napoli, a Capri, con la madre, l'anno in cui a 14 anni gli venne diagnosticata la tubercolosi. Questo ricordo di Tino di Camaino lo accompagnò quando divenne pittore, e il suo obiettivo era quello di rappresentare delle forme essenziali, delle forme che riuscissero a rendere l'idea del volume essenziale semplicemente col colore o meglio ancora con la linea. In questo caso noi abbiamo proprio questo disegno che è di grande bellezza, noi abbiamo proprio la linea che delimita il busto e il braccio di questa figura femminile, che è riconducibile all'idea della purezza plastica della cariatide, e però abbiamo un volto che richiama le maschere africane, un volto affilato che richiama le maschere africane, il collo che comincia ad essere lungo, è uno dei primi disegni, dei primi lavori in cui il collo si allunga, e poi abbiamo sopra invece questa ricca, questa capigliatura, cappello, piumato, eccetera, che tra l'altro era tipico della sua amante del tempo, che era Beatrice Hastings, e che lui raffigura in questo ritratto, per cui è anche riconoscibile il soggetto, e questo è il mistero della grande arte.